Bellezza è verità, verità è bellezza. Questo è tutto quello che sai al mondo e tutto quello che hai bisogno di sapere. Io sono Alessandro Prati e questo è Contenitore di Passioni. Un grande benvenuto a voi ascoltatori. Stasera ho l'onore di intervistare un grande amico e una grande persona, nonché un grande appassionato di... Lo scopriremo insieme. Un grande saluto a Luigi Brozzi. Ciao a tutti, buonasera, ciao Alessandro. Ciao Gigi e benvenuto su Contenitore di Passioni. Io ti ho chiamato, ti ho chiesto questa breve intervista e ti ringrazio per avermela concessa. Perché hai tante passioni come me, cioè sei un appassionato di tante cose, dalla musica al modellismo, l'entofumo, fotografia, eccetera. Prima di tutto, però, vorrei sapere chi è Luigi Brozzi e cosa fai di bello nella vita. Allora, chi è? Appena riesco a capirlo te lo faccio sapere, sinceramente, perché non l'ho ancora capito. Io faccio il fotografo, faccio parte anche di un'associazione di categoria, sono professionista dal 2004 e questo sarebbe il mio lavoro. Io metto il sarebbe perché tu sai che in questo periodo, ecco, molti lavori Sì, sono diventati... decisamente. Cioè ci sarebbero, ma in realtà non ci sono, ecco, il mio fa parte di questa categoria, insomma. Quindi io faccio questo, ho un cammino abbastanza tortuoso, per cui sono arrivato a questo, perché sono passato da altre cose, nel senso che io ho fatto architettura, ho lavorato in studio, poi ho lavorato per conto mio come architetto, poi ho chiuso perché non funzionava sostanzialmente. E poi non avevo neanche il sacro fuoco acceso proprio fuori dai denti, che è fondamentale per fare un lavoro del genere. Ho lavorato in pubblicità per diversi anni e l'ho trovato molto interessante, sinceramente, e a un certo punto ho massimizzato un lato del mio lavoro, perché comunque anche nel lavoro precedente, cioè in studio di architettura, come in pubblicità, la fotografia aveva una parte importante. Io faccio fotografia da quando avevo 17 anni e grazie a una grande persona che mi ha passato questa passione, che è mio papà, che mi ha insegnato tutto e ho sempre cercato di infilarla, passami il Sì, termine, anche se già ne so qualcosa. io facevo, ecco, aveva un senso perché ovviamente c'erano delle attinenze, c'erano delle necessità anche da assolvere e quindi la cosa mi andava bene così. A un certo punto ho provato a farne un lavoro a sé stante. Per mia fortuna, perché il mio carattere è questo, non ho... In studio ci sono colleghi che stanno benissimo in studio perché stanno in ciabatte con la musica, la tazza del caffè, fanno tutto il lavoro tranquillamente. Io non faccio fatica a stare chiuso tutto il giorno in un posto. Mi piace stare in mezzo alle persone, mi piace andare in giro. Per cui ecco, ho trovato uno spazio che per me funzionava, che è quello degli eventi, dei negozi, dei matrimoni, delle feste, delle aziende, eccetera, eccetera. E questo l'ho fatto fino al 2012-2013 in modo, chiamiamolo così, monotematico. A quel punto è sopraggiunta un'occasione, ma nata per caso una sera, cioè proprio per scommessa, iniziare a trasmettere, ecco, le cose che sapevo. Perché c'era un'esigenza che i ragazzi del negozio di New Free Photo Sì, a Brescia cui mandiamo un caro saluto se ci ascoltano. siamo alla chiusura dell'anno e così ne abbiamo parlato molto serenamente, molto amichevolmente, abbiamo detto facciamo una prova, vediamo se funziona, ecco. Io non l'avevo mai fatto, mi sono
buttato, perché come avrete già notato da questi primi minuti sono un chiacchierone, e quindi forse, ecco, forse ce la faccio. E la cosa mi è piaciuta moltissimo, l'ho trovato molto interessante, l'ho trovato divertente, carino, costruttivo. E quindi mi sono strutturato, mi sono preparato al meglio per poter svolgere anche questa parte di attività. Ecco. Beh sì, in effetti, cioè, dal racconto che mi hai fatto, ma anche da come ne avevamo parlato anche in altre occasioni, hai fatto un po' della fotografia la tua vita, giusto? E infatti mi piace definirti, se mi puoi passare il termine, più che un semplice fotografo, un divulgatore, perché anche quando ne parli, cioè si vede proprio la passione che trasmetti quando vuoi, insomma, insegnare, parlare, trasmettere quello che per te è la fotografia, magari non solo il concetto in sé, magari il concetto del corso che stai spiegando in quel momento, ma proprio la fotografia. Posso definirti appunto divulgatore o preferisci fotografo? No, ma va benissimo, ti ringrazio. Anche divulgatore è una cosa bella, perché sei molto gentile come sempre. Io credo che se uno anche sa attaccare un bottone, e detta così è una cosa diminutiva, in realtà è importantissimo nella vita sapere attaccare un bottone, secondo me. Sì. Non lo insegna agli altri, non serve a niente quello che sa, assolutamente. Quindi anche una piccola cosa è fatta per essere trasmessa e per essere raccontata. Poi evidentemente questa attività che faccio è impossibile da farsi se non c'è dietro una passione, cioè fa parte, ecco, delle attività. E questa è una fortuna gigantesca che ho, perché ho potuto far combaciare due cose molto importanti nella vita e ecco, hanno abbastanza funzionato. Io direi che mi ha molto colpito, e per me, io la tengo sempre presente, è come un mantra che ripeto, ecco, quando mi trovo davanti delle persone nuove. Io faccio sia corsi collettivi che individuali, ma quando mi trovo davanti una strada nuova, un percorso nuovo, un'avventuretta nuova, io cerco di ripetermi questo mantra nella testa, perché per me è fondamentale. Ed è una frase di William Butler Yeats, un poeta irlandese, che diceva che insegnare non è riempire un secchio, ma è accendere un fuoco. Okay. Quindi, certo, è importante sapere le cose, perché se non le sai, ecco, abbiamo finito, allora andiamo a berci una birra tutti insieme e facciamo prima. Ma soprattutto è il far venire voglia agli altri di andare avanti, di appassionarsi, di costruirsi, di perfezionarsi in qualcosa, che secondo me è la chiave di volta. Ecco, se alla fine gli hai lasciato non tanto una somma di nozioni, che tutto sommato oggi anche con gli strumenti che abbiamo a disposizione, ecco, santo cielo, ai miei tempi, tu non eri ancora nato, ci si arrangiava con qualche rivista, i figli degli amici, qualche libercolo trovato, magari un po' fortunosamente. Ecco, qua da noi non è mai stata fino a un certo punto una passione così coltivata, un'attività così coltivata, però ecco, non sono le nozioni, è un po' illuminargli la strada sul punto a cui devono arrivare, ecco, sì, sulla sì, direzione. Assolutamente sì. E questo è molto importante, secondo me. Assolutamente sì, nel senso che anche io ogni tanto tengo qualche corso, qualche anche corso privato, e appunto è importante, secondo me, più che il concetto, che comunque magari col tempo e con la pratica assorbano, e anche trasmettere l'amore per quello che si fa, la passione, e viene voglia anche a loro di continuare a seguirti, perché se fai magari una lezione monotona, monotematica, noiosa, che fa vedere che sei lì solo per spiegare un concetto, alla terza o quarta lezione sei da solo che la spieghi, insomma. Oppure senti russare nella penombra. Esatto, esattamente. E per chi, probabilmente una delle domande che fanno le persone appena arrivano a un corso base, cioè
un consiglio che vuoi dare a chi ci sta ascoltando e che si avvicina o vorrebbe avvicinarsi alla fotografia per la prima volta. Adesso, come dicevi tu, ci sono tante nozioni, c'è Facebook, che secondo me è uno dei modi peggiori per imparare la fotografia, ci sono i forum, anche li vanno vagliati, i blog, riviste, eccetera eccetera. Però un consiglio da chi divulga la fotografia, per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, cosa ti sentiresti di consigliare? Più che macchina fotografica mi consigli, cioè proprio cosa mettere in campo per chi vuole iniziare a fotografare? Allora, la fotografia è una forma di espressione personale, profonda, molto intima, molto interiore. Di questo, secondo me, ci si accorge nel tempo. Cioè, parte come un divertimento, una passione, ed è assolutamente bello e giusto che rimanga un divertimento. Ecco, è una cosa costruttiva, una cosa piacevole. Ma se si va avanti con un po' di serietà, un po' di impegno, anche perché poi ognuno fa giustamente quello che crede. Uno magari fa tre fotografie durante la vacanza estiva, o gita, ecco, in montagna, e va benissimo, e fa benissimo a farle. Quindi peace and love, e siamo tutti d'accordo. Ma se vuole andare oltre, ecco, una certa soglia e approfondire, si accorge che questa soglia mette in campo se stesso. Lo porta fuori un qualcosa. A volte è chiaro anche a chi lo fa che cos'è quello che viene fuori. A volte non è chiaro. Escono delle cose e uno dice, ma cioè fai fatica a volte, voglio dire, a vedere una coincidenza, una coerenza tra l'opera che viene prodotta e la persona che l'ha prodotta. E quindi dici, dov'è, cioè perché questa cosa non è evidente, non funziona subito? Perché magari ci sono dei lati che dobbiamo portare fuori, che abbiamo voglia di portare fuori, che non pensavamo neanche noi sarebbero usciti, no? A un certo punto escono, ecco. La buona notizia, questo io lo dico sempre la prima sera che iniziamo i corsi base, perché sono anche i più divertenti i base da un certo punto, è che tra le forme di espressione personale profonda, ecco, vera, è la più facile, perché se uno volesse, desiderasse imparare a suonare il pianoforte, a dipingere, a disegnare, a cantare, ecco, il percorso sarebbe più lento, più complesso e richiederebbe ancora più disciplina. Tutto sommato la fotografia, ecco, offre la possibilità di arrivare a dei discreti livelli senza metterci, ecco, tantissimo dal punto di vista dell'impegno e del tempo, e questo è un grande vantaggio. Esattamente. Sì, sì, ma poi anche con le nuove tecnologie, secondo me, cioè, da un punto di vista bisogna magari tener conto di qualche parametro in più, però dall'altro la resa anche più accessibile ad un pubblico maggiore. Certo. Però ecco, alla fine sintetizzo e chiudo. Sì, sì, vai, hai tutto il tempo che vuoi. Il consiglio che darei sarebbe quello, vabbè, sì, giustamente tu hai citato l'attrezzatura perché è la prima preoccupazione, no? Oppure è il motore, cioè a un certo punto uno viene voglia di avere un oggetto, esatto, interessante, un oggetto tecnologico, un oggetto bello, e si compra una macchina fotografica perché non l'ha mai comprata prima. C'è un bel adagio che dice che il principiante si preoccupa dell'attrezzatura, il professionista si preoccupa dei soldi e il maestro si preoccupa della luce. Ecco, queste è un po', sono quelle battute, no, che si dicono un po' così per sintetizzare simpaticamente un concetto. Io darei il consiglio di avvicinarsi a qualcuno che pratica, un amico, non necessariamente uno che insegni, ma o a un gruppo di persone, ci sono tanti, sì, circoli fotografici o gruppi anche non organizzati, non strutturati, che comunque si divertono a fare questa cosa, e scambiare idee, scambiare opinioni, chiedere, domandare, ecco, più che, come giustamente dicevi tu, acquisire nozioni, quello è relativo, poi non c'è così tanto, onestamente. Gianni Berengo Gardin diceva che imparare a fotografare si impara in un pomeriggio. E ha perfettamente ragione, perché le cose da imparare non sono così tante, ecco.
Ma poi ecco il percorso, che è la parte più importante, quello è personale e può essere anche molto lungo, molto complesso. E quindi confrontarsi, ecco, avere un'interattività costruttiva con qualcuno, secondo me è un bel modo di avvicinarsi a questa cosa. E hai parlato appunto, cioè hai citato l'attrezzatura come stimolo, come scintilla per avvicinarsi alla fotografia. Molte volte lo Sì, è. molte volte lo è, come altre passioni che magari dopo ne parleremo nel dettaglio. E la tua invece scintilla, hai nominato tuo papà che ti ha insegnato almeno le basi e ti ha portato avanti questa passione, ma qual è stato il momento, la tua scintilla che ti ha fatto scattare questa passione della fotografia? Perché comunque sì, qualcuno te la può mostrare, ti può far avvicinare, ma deve scattare qualcosa in te affinché questa passione comunque inizi, vada avanti e prosegua nel suo cammino, insomma. Ma allora io ho iniziato, proprio iniziato, quindi parlo dei primi tentativi, perché a me affascinava l'oggetto, mi piaceva la macchina, non tanto la fotografia, ma la macchina che la produceva. Ed infatti ero affascinato dal fatto che gliela vedevo usare, ecco, e mio papà la usava, e quindi mi piaceva molto questa cosa. Io poi come testa mia, come formazione, sono molto meccanismo ingranaggio rotella, ecco, Bene. la parte tecnica delle cose, parte di me. Per cui mi divertiva l'idea di usare la macchina più che di produrre delle fotografie. E poi, evidentemente, superato l'apprendistato, mi sono accorto che c'era Una altro. curiosità prima di proseguire, che macchina era? Perché Una Pentax Spotmatic insomma, F. io ho iniziato anche io con una Pentax, ma molto dopo, una ME Super Esatto, dell'epoca. è stata la mia seconda macchina. È stata a un certo punto abbiamo cambiato la Spotmatic, che è una meravigliosa carcassa meccanica senza nessun fronzolo, e abbiamo preso anche noi una ME Super, quindi sono passato anch'io dalla ME Super. Erano bellissime macchine, sinceramente. E poi è rimasta questa cosa per molti anni semplicemente un hobby, ma molto concentrato sulla parte tecnica. Continuava ad affascinarmi la parte tecnica e non avevo capito dove potevo arrivare. Lo facevo per passatempo, semplicemente quello. Ho cominciato da grande, insomma, ecco, a pensare più alla fotografia che agli strumenti per ottenerla. Ed è lì che ho cominciato anche a pensare di ampliare quello che mi sembrava ci fosse, fino ad arrivare alla decisione di farne un lavoro. Ecco. Però è stato un cammino molto lungo, ma non mi sono in sostanza obbligato a far nulla. Ecco. Questa cosa a un certo punto ha cambiato il suo aspetto, è diventata un'altra cosa. Semplicemente era un hobby che mi divertiva e mi piaceva moltissimo la parte elettromeccanica della cosa, anche la parte sviluppo e stampa, quindi la camera oscura e tutto quanto. Però ecco, non è che avessi particolari, non ero focalizzato. Ecco. Poi a un certo punto è scattato qualcosa, ho cominciato a vederla in modo diverso. Hai iniziato con un genere in particolare, cioè ritratto, paesaggio, piuttosto che oggetti o quello che ti capitava a tiro, lo fotografavi sostanzialmente. Sì, ecco, l'ultima che hai detto, nel senso curiosiva che mi piacciono, semplicemente lo fotografavo, ecco, non avevo un punto di riferimento E interiore. invece lavorare dal lato professionale, invece sei partito con un obiettivo fotografico, insomma. Sono partito su richiesta. Su suggerimento, ecco, per l'esattezza sono partito con negozi e cerimonie, perché semplicemente mi è stato chiesto se potevo farle, se avevo intenzione di farle, e io ho detto sì, proviamo, cioè mi sentivo abbastanza preparato per arrivare alla fine della giornata avendo prodotto qualcosa di vendibile.
Non avevo assolutamente in testa, ecco, di avere un livello, di esprimere un qualcosa. Mi interessava fare il lavoro che interessava al cliente, cioè di vedere documentata una certa cosa, e questo mi è riuscito perché è anche abbastanza semplice, insomma. E quindi da negozi, poi aziende, cerimonie, matrimoni, feste, compleanni, eccetera, ecco, ho rimestato un po' in questo campo. In modo abbastanza naturale, ci sono andato a finire in modo abbastanza naturale. E hai un modello di riferimento, cioè un autore di riferimento? Sì, se hai 3-4 ore disponibili, te li posso Ma non è che citare. facciamo più puntate, però tanto giusto per... Non vorrei affondare No, figurati. il tuo podcast subito. No, allora, stupidaggini a parte, ne ho molti. Ma veramente molti, farei fatica a dire quanti, perché a volte anche fotografi che magari non conosco, che conosco poco, mi muovono dentro delle cose importanti. Ecco, ci sono alcuni nomi che sono sicuramente giganteschi, Lindbergh, Leiter, Saul Leiter, che è un grande dimenticato, ma secondo me è un fotografo colossale. Elio Terwitt, tendo comunque a emozionarmi di più e a desiderare di più quella parte della fotografia che, tanto per darle un nome, perché altrimenti non ci si capisce più, qualcuno le ha dato un nome, è la fotografia Ok. umanistica, quella che ha a che fare con la vita delle persone, con gli accadimenti, ecco, delle persone. E mi piace immensamente, questo al contrario di molti, e poi è giusto che ognuno faccia come si sente di fare, santo Dio. Mi piace moltissimo, essere davanti a un qualcosa che accade. Ok. Cioè, i fotografi organizzano lo scatto, lo pensano, lo elaborano, ecco, come, un pittore pensa un dipinto, ed è una cosa assolutamente bellissima e che va benissimo. Io non ho questa capacità, non ce la Sei più faccio. istintivo. Sì, altri fotografi lavorano sul concetto della costruzione della storia, quindi si occupano del reportage, del racconto e sono poi bravi a fare quella cosa che è più difficile che fare le foto, che è selezionarle, quindi metterle insieme in modo che funzioni, Esatto, che ecco, in è un una certo. parte che io odio, nel senso che fortunatamente a me hanno insegnato che il 90% dello scatto lo si fa in macchina e il 10% lo si fa al computer, sostanzialmente. Una volta in camera oscura, eccetera. Cioè, mettermi lì, passare una giornata a fare le foto e 2 giornate a selezionarle, io non riesco. Quindi... Ma è anche difficile perché molte foto ti piacciono, cioè vorresti tenerle, poi in realtà tre fotografie dello stesso concetto o dello Esatto. stesso momento, da punti di vista diversi o con angolazioni di luce diversa o dettagli diversi, non hanno senso. Una, buttare via le altre due richiede coraggio e richiede insomma lucidità. Tempo. Non è facile per niente. E anche tempo dopo, perché comunque, proprio buttandola sul pratico, per chi è professionista, comunque il tempo è denaro e preferisco usare quella giornata magari per fare un altro lavoro piuttosto che passarla davanti al computer a selezionarla, ecco. Quello Certo. proprio detta così, soldoni, soldoni. E sui ritratti invece? Il ritratto è il genere forse più nobile, della fotografia, è uno dei primissimi generi, perché la fotografia nasce con il paesaggio e col Esatto, ritratto, alla metà sì, che dell'Ottocento. aveva un po' sostituito quelli che erano i ritratti dei pittori delle case nobili. Perfetto. E quindi viene, noi siamo figlioli dei pittori, insomma, ecco, che ci hanno poi infamato da subito perché hanno detto che noi usavamo un semplice strumento di riproduzione della realtà e non c'era la componente emotiva, la componente personale, espressiva, che invece è il vero senso della pittura. Ecco. Quindi è sicuramente un genere nobilissimo, è un genere molto antico e molto bello. Mi piace sempre di più, l'ho coltivato un po'.
l'ho anche insegnato, nel senso che ho costruito, ecco, delle serate, delle chiacchierate su questo, e le ho fatte in diversi posti. Mi piace sempre di più, perché poi alla fine è fatto di molti particolari sottili che all'inizio fai un po' fatica a vedere. È uno dei generi nei quali è più facile confondere il soggetto con la fotografia. È vero. Cioè, una foto di soggetto non è necessariamente una bella foto. Anzi, tende a rischiare di non esserlo, proprio perché si è coperti, no? Si è coccolati dalla qualità del soggetto che si ha davanti. È un po' come il paesaggio, esatto. Anche e quello, diciamo, no? Diciamo che, scusa se ti interrompo un attimo, e diciamo che questo concetto è venuto fuori tantissimo adesso sui social, dove si fotografa di più il soggetto che si cerca di costruire comunque un bel ritratto. Quando ho fatto il mio primo corso di ritratto, la prima cosa che mi è stata detta è che fare un ritratto significa mettere all'interno della foto quello che è la personalità del soggetto, cioè cercare di ritrarre quello che è la personalità del soggetto all'interno del ritratto. Sì, questa è sicuramente penso che ci siano più linee guida, cioè più modi, ecco, di vedere. Per esempio, mettere nella fotografia il modo in cui noi vediamo il soggetto, cioè c'è un'interazione. Questa interazione cosa ha prodotto? Una serie, no? Può essere una gamma di emozioni, di pensieri, di sensazioni. Ecco, mettere questo in una fotografia per me è una cosa culturale, per esempio. Vuol dire che sai veramente usare il tuo linguaggio, cioè conosci le note, conosci il rigo, conosci tutto quanto e hai messo insieme una musica. Ecco, allora hai già fatto qualcosa veramente di fondato, di serio, mi accusa. Esatto, no, concordo. Non posso fumare. No, sì. No, assolutamente, vai tranquillo, anzi, dopo, tra un attimo arriveremo anche sull'argomento. Dando avanti un attimo con la fotografia, quanto conta secondo te la bellezza? Parte nel ritratto, che a volte la si prende un po' per scontata, ma nella fotografia in generale? Allora, è lo scopo da perseguire. Ovviamente questa frase così un po' tranchante assume senso se si pensa alla bellezza intesa in maniera molto, molto generale. Quindi non è solo la bellezza della persona che ritraiamo, i suoi lineamenti, la sua fisicità, ma c'è una bellezza fatta di tante cose. Sapere estrarre queste cose, ecco, saperla cercare all'interno di quello che abbiamo davanti, penso che sia un dono, ecco. Si può coltivare. Sì, penso che ci voglia però un dono iniziale per avvicinarsi a questa cosa, perché non è semplice. E per coltivare questo dono hai qualche consiglio? Qualcosa che uno ha dentro. Nel senso, la faccio breve, leggere, guardare tante altre foto di autori famosi, farsi un proprio concetto di bellezza, o è qualcosa che è tutto sommato standardizzato? Io direi due cose: essere molto rigorosi con se stessi e quindi non dare per scontato o per acquisito che il risultato sia quello corretto, quello giusto, quello buono, ma essere sempre al lavoro, ecco, in ricerca, per cercare di andare sempre un passettino più avanti. E poi tu hai detto una cosa molto giusta, secondo me leggere molto. Ma non tanto, certo, guardare, ecco, le opere degli altri e capire come le hanno fatte, eccetera, è fondamentale. Infatti la conoscenza, la cultura fotografica, la conoscenza di quello che è stato fatto, che è stato esperito, è assolutamente fondamentale. Ma secondo me è il leggere, cioè il creare un immaginario, un repertorio di sensazioni mentali, di immagini mentali, che poi al momento buono vengono fuori, ecco, e si riesce a veicolarle dentro quello che si fa, se si è bravi. Ok, non è molto, molto chiaro come concetto, anzi, secondo me la fotografia è anche
data dall'immaginazione, cioè tu prima la immagini la foto e poi cerchi di realizzarla al meglio attraverso quegli strumenti che hai a disposizione, perché non sempre la foto è già tutta qui. Esatto. Cioè, se le cose funzionano come devono funzionare. Esatto, anche perché non sempre è a disposizione uno studio fotografico. Quindi magari cerchi anche di adattarti. Io la butto sul ritratto perché l'esempio più semplice che mi viene, però magari vuoi fare una foto per provare un ritratto che hai in mente, prendi la tua lampada della scrivania, provi a posizionarla, sperimenti, giochi, secondo me anche quello può portare a una immaginazione appunto della fotografia, una realizzazione di quello che hai immaginato precedentemente. Tony Torinbert, se posso aggiungere una cosa molto dice una cosa straordinaria in un suo video, l'ultimo meraviglioso video, era una cosa che hanno fatto su Sky Art qualche anno fa, e anche quello cerco sempre di ricordarmelo, e cioè sì, specialmente pensando a un incarico professionale, lui lo dice, quindi c'è qualcuno che ti ha incaricato, che ti pagherà, c'è una responsabilità che grava su di te, no? Perché devi fare un certo lavoro e devi farlo in un certo modo. Ma se tu non sei disposto ad accettare serenamente, cioè non tanto serenamente nel senso che non ci pensi e non te ne curi, ma hai le spalle abbastanza larghe per reggere questo carico, se tu non sei disposto ad accettare il concetto che puoi anche andare là, magari c'è un albergo di mezzo, c'è un aereo di mezzo, un treno, cioè qualcuno ci ha messo dell'impegno per portarti lì, e tu non hai la fotografia giusta. Se non sei disposto, ecco, a reggere questo carico, non uscirà mai niente di buono. Penso che comunque, pur di avere qualcosa, qualcosa farai. Può darsi anche che questo qualcosa che tu farai vada bene al cliente, il che dal punto di vista professionale va bene, cioè è ottimo, il cliente è il cliente. Ma dal tuo punto di vista interiore tu dirai ok, è andata bene, le foto gli sono piaciute, yeah, ce l'ho fatta, ma saprai di aver fatto delle foto che fanno schifo. Sì. Perché magari non era il momento giusto, non era il contesto, non si sono create quelle condizioni per cui... Esatto, ecco. Sì, a me personalmente è capitato un paio di volte di fare qualche foto qua in studio con qualche ragazza e dopo qualche giorno dirgli guarda, mi spiace ma non mi piacciono, dobbiamo rifarle, e... così, perché magari a lei piacevano, erano belle, erano come le voleva, però a me non piacevano e non reputavo di doverci perdere del tempo per sistemarle, perché comunque non erano come le volevo io, cioè non c'era quel... come dicevi prima, quel sentimento dentro che volevo dargli, insomma. Quindi fa parte del gioco, insomma, cioè rinunciare. Sì. A volte, per esempio, esco con la macchina fotografica, torno a casa senza neanche averla tirata fuori dall'astuccio. Per occasioni personali, assolutamente. Poi vabbè, quando invece di farlo, lo fai, sì, è chiaro, logico. Se sei in giro per i fatti tuoi, hai la macchina perché ti fa piacere averla, moltissime volte rimane proprio nella borsa, non c'è neanche quel minimo di spunto, ecco, perché ci sono tanti fattori che ci portano lontano da questo, quindi questa cosa va lasciata fluire, non c'è niente da fare. Esatto. Ecco come funzionare. E a proposito di passioni, ne abbiamo qualcheduna in comune. Oltre alla fotografia, naturalmente, ne abbiamo una che stai usando tu in questo momento, ovvero il lento fumo e la pipa. Infatti, noi non ci siamo conosciuti per la fotografia, come parrebbe da questa intervista, ma ci siamo conosciuti perché qualche anno fa, insieme ad altri tre disperati, abbiamo fondato il Leonessa Pipa Club di Brescia. Io penso che tu forse sei il fumatore più di lungo corso del club, quello che fuma da più anni, tu e forse Nicola, se non erro. Parlaci un po' di questo tuo
di questa tua passione, nel senso che mi raccontavi anche che ce l'hai già da giovane, cioè ci hai addirittura fatto, mi sembra di ricordare, la tua tesi di laurea sulla pipa, se non In sbaglio. realtà, sì, non esattamente la tesi di laurea, ma l'esame di design industriale. E ho fatto un lavoro, era il mandato quell'anno era di progettare un oggetto che avesse una relazione fisica, cioè un contatto fisico d'uso con il corpo umano. Potrebbe essere un cappello, per intendere. Io non ho pensato al cappello, ai guanti, all'abbigliamento in generale, eccetera. Io ovviamente ho pensato alla pipa. Più contatto di quella. Più Prego? contatto con quella. E, capito? Cioè anche tutto, insomma, la bocca. E io ho cominciato a 17 anni, quindi viaggio verso i 41 anni di fumo. Erano proprio 41 anni di fumo. E forse anche a momenti alterni, ci sono anche momenti in cui l'ho fumata poco, l'ho lasciata lì, ma normalmente è con me tutto il giorno, cioè dalla mattina alla sera. Cioè per me è una componente abbastanza essenziale, ecco. Fa parte Ci di sono, te. e tu lo sai, Sì. i nostri soci degnissimi, e va benissimo che magari la fumano una volta alla settimana, ecco. Sono tante persone che la vivono così come un momento, una parentesi. Per me invece è proprio il contatto, moltissimo anche tattile, cioè proprio ecco, l'oggetto con il quale ci si impegna la mano, si tiene, eccetera. Ha il grande vantaggio rispetto ad altri tipi di fumo, di non impegnare le mani, perché si può benissimo tenerla in bocca e avere le mani libere, quindi faccio tutto. Ecco, sono riuscito anche ad andarci in moto Io quella non è. a bassa velocità, si intende naturalmente, però ho fatto anche quello. È un oggetto fantastico, secondo me. È un oggetto che dà un piacere organolettico sconosciuto a chi pratica altre forme di fumo. Fermo restando che sappiamo tutti che comunque Sì. se uno deve scegliere nella vita è meglio che non fumi. Ecco. Esatto. E Delle cose che è meglio che non faccia, potremmo estenderlo, sì, ecco. a tante Scusa. altre cose. E qualcuno lo chiama il magico mondo della pipa. Non so se l'hai letto su qualche social, qualche definizione così. Ma per te cosa rappresenta questo mondo? Cioè, si ferma lì solo, come hai detto tu, all'oggetto, al tabacco, al fumare, o è qualcosa che ti porta anche a scoprire cose nuove, a fare nuove esperienze, anche degustative, piuttosto che, cioè, ti trovi qualche differenza con gli altri mondi del fumo, no? Io penso che sia unico da questo punto di vista. Allora, dal punto di vista, appunto, dicevo organolettico, cioè il piacere, il riconoscere i sapori, gli aromi, eccetera, eccetera, non ha niente a che spartire con ogni altro genere di fumo. Anche, mi perdoneranno gli eventuali appassionati del sigaro in ascolto, anche per quello che riguarda il sigaro, che è abbastanza relativamente monotematico. Rispetto al mondo che conosciamo noi, poi dà per esempio l'occasione a molte persone di tenere la bocca chiusa perché devono tenere la bocca chiusa, quindi non dire stupidate, che secondo me è un grande Sì. vantaggio. E indubbiamente, se vogliamo stare lì a guardare grandi personaggi della letteratura, della scienza, della poesia, della musica, del pensiero. Spesso si sono accompagnati a questo oggetto. Ce n'è una filza, veramente, poeti. Baudelaire ha scritto una poesia sulla pipa, Bach ha scritto un Lied dedicato alla pipa, Einstein, non diciamo quante volte, ecco, ha lodato il senso di concentrazione e la calma interiore che dà questa attività. Poi in realtà quantitativamente si fuma abbastanza Sì, poco, sì. cioè il tabacco, ecco, gioca un ruolo quantitativo, fortunatamente, ecco, per la salute abbastanza relativo.
Il rito personale che ci sta dietro, un po' come il giapponese che fa il tè, dà una grande calma, una grande tranquillità. Ecco. Io penso anche, e anche qui non voglio offendere nessuno, che non tutti possano essere adatti. Ci sono, ma è vero. È vero. È vero che dà calma, serenità, tranquillità, induce alla riflessione, alla meditazione, al soppesare le cose, ecco, in modo più attento. È vero anche che molte persone questa attitudine non ce l'hanno proprio. Io ho incontrato nel tempo molti amici i quali mi hanno detto: guarda, bella, mi piace il profumo, mi ha sempre affascinato, ci ho provato una volta, ho sbattuto tutto dalla finestra. Perché ci vuole, ecco, un po' di pazienza. Sì, l'inizio è abbastanza traumatico, eh? Diventano abbastanza naturali, si fanno. Sì, ecco. L'inizio va educato, l'inizio è bene che abbia, come la fotografia, anche qui un po' un mentore che segua un attimino, ecco, i primi passi. E riesci a coniugare le due cose, Pippo e fotografia? Se fotografo per i film, insomma sì, assolutamente. Cioè riesco, ho trovato, poi non so se è un fatto fortuito o se dentro di me, senza confessarmelo, è stato un alibi, ma la macchina che uso normalmente ha questo è un po' tecnico, ci perdonerà chi ci ascolta e non se ne intende, ha un mirino laterale, cioè il mirino attraverso cui si compone la fotografia non è messo in centro alla macchina, ma sul lato sinistro, stando dietro la macchina. Questo vuol dire che la macchina mi arriva qui, perché io miro con l'occhio destro, quindi tutta la parte sinistra del faccione è libera, io posso tranquillamente tenere la pipa in bocca fotografando, quindi va molto bene. Quando lavoro ovviamente non si fuma e basta, perché si sta concentrati, esatto, sul lavoro, e quindi ci mancherebbe altro. Insomma. Poi vabbè, davanti al computer invece ogni tanto sì, qualche pipatina, diciamo, la si fa più che volentieri. Assolutamente, quindi aiuta, anzi, è un oggetto che fa molta compagnia, è un oggetto che ci sopravvive. Sì. Perché le nostre pipe, a meno che non volino, ecco, anche loro dalla finestra come quella del principiante, o non facciano altri esiti traumatici, esatto, finiranno poi magari forse su qualche mercatino, su qualche bancarella. Ce ne sono che hanno più di 100 anni, esatto, e le troviamo, ecco, a 2 lire. Sì. E mi hai detto, appunto, mi hai citato una cifra che è ben più alta dell'età che ho, ovvero 41 anni. Quindi tu hai praticamente vissuto una bella fetta di mondo pipario, chiamiamolo così. Pensi che sia cambiato nel tempo? No, nella sostanza no. Devo dire, da quando lo ricordo io, dagli inizi, appunto i miei 17-18 anni, anche come diffusione più o meno è quella che vedo oggi. Gli anni d'oro della pipa sono stati forse gli anni 50 e 60 del secolo scorso, mi tocca dirlo, anche se mi fa un po' impressione, ma è vero, perché sono del secolo scorso io. Eh sì, lo so, però una cosa, per ti spiegherò alcune differenze quando ci vedremo, per una birra e una pipa. Speriamo velocemente. Sono stati anni nei quali anche a livello di immagine pubblica e di diffusione globale la pipa aveva un posto più importante. Adesso non vedi molte persone in giro, ecco, poi nelle case magari fumano di più, santo cielo, ma in giro ne vedi abbastanza poche. Quindi quantitativamente no, qualitativamente più o meno direi che il discorso è quello. Io all'epoca da ragazzo leggevo e lo compravo dal nostro amico Rizzi, Amici della Pipa, c'era una rivista, era trimestrale se non sbaglio, o quadrimestrale, adesso mi sfugge, e fatta da 3 appassionati, insomma da 3 disgraziati che si mettevano insieme un po' di cose, però era carina, era interessante, e anche lì i discorsi erano quelli, più o meno, insomma non è cambiato. Anche la diffusione dei tabacchi, per esempio, che per noi è fondamentale, perché abbiamo a disposizione una quantità di sapore
incredibile, ecco, nella loro diversità, nella loro specificità, era assolutamente quella. Direi che fa una grossa differenza. Esatto, ecco. Diciamo che qua a Brescia, se qualcuno vede camminare qualcuno con la pipa, sei tu. Sostanzialmente qua in zona, che andiamo da Rizzi appunto a cercare ogni qualche tanto tabacco. Vedo che non conosco personalmente, e ogni tanto così poi ci si guarda magari sperando, ecco, di scambiarsi. Esatto. Esatto. E l'ultime domande, poi ti lascio libero. Rispetto ovviamente a anni fa, dove magari c'era la rivista, ci si confrontava direttamente in negozio o altro, adesso c'è la diffusione online, quindi YouTube, sono nati nuovi YouTuber, Facebook con i 2000 gruppi che stanno nascendo, ognuno ha la libertà di dire anche la sua opinione, e a volte forse eccede, secondo me, dopo mi dirai la tua opinione, di dire la sua pensando che sia la verità assoluta. Quanto secondo te hanno cambiato questo modo di comunicare questo mondo, sia quello della fotografia da una parte, sia quello della pipa dall'altra, perché comunque sono due mondi che hanno parecchi gruppi sui social, piuttosto che un seguito su tutti quelli che sono i canali di comunicazione odierni. Allora, tu prima mi hai chiesto che consiglio avrei dato, parlavamo di fotografia, relativamente a qualcuno che cominci. Potrei dirlo anche riguardo a quest'altra passione, ecco, darei in realtà il consiglio a entrambi di stare lontani come dalla peste bubbonica, dai forum. Perché sì, perché non sono un appassionato di quello che esce dai social, lo dichiaro, perdonatemi, e io sono vecchio, quindi ho, ecco, una testa fatta in un altro modo, e leggo a volte delle corbellerie, l'ho detta elegantemente, sì. Insomma, notevoli, e poi, come giustamente annotavi tu, magari qualcuno che ha provato qualcosa qua, qualcosa là, fa il guru. Il neofita, l'appassionato che ha bisogno, come l'aria, perché appunto ha una passione, di sapere, di capire, ecco, di migliorarsi, di andare il più velocemente possibile a un risultato che lo appaghi, che lo soddisfi, beve queste cose in maniera, ecco... Sì, senza... Secondo me anche senza soppesarle, cioè prende tutto quello che gli arriva, lo immagazzina e non fa un filtro a quello che sta leggendo. Secondo me il pericolo sta proprio lì. Molte volte sì. Il problema è che il filtro te lo costruisci col tempo. Esatto. Cioè, noi siamo una società che ha eliminato il bisogno del tempo. Se tu guardi qualche pubblicità in TV di prodotti di supporto all'attività casalinga o alle attività personali, elettronici o meno, o anche quelli dei farmaci, una delle prime cose che ti dicono sempre è velocemente. Cioè, la pasticca ti fa passare il mal di testa subito, immediatamente, non c'è più il tempo di aspettare, come se dovessimo tutti andare da qualche parte. Non stiamo andando da nessuna parte, cioè siamo sempre qua. Ecco, non notavo anche che le rotonde che hanno sostituito in gran parte i semafori, ecco, hanno ingenerato questa cosa, secondo me, cioè l'hanno evidenziata, l'hanno sottolineata, perché prima stavamo 30-40 secondi a aspettare il verde o anche un minuto, e quando arrivava il verde partivamo ed era così e basta. Adesso che c'è la possibilità di passare senza verde, entrano tutti come dei lupi selvaggi la bassa per fare la sportellata e vedere chi ne esce prima, ecco, considerando che poi sul percorso globale che fanno possono risparmiare 20 secondi, 30 secondi, ecco, è un modo di approcciare le cose. Il lento fumo, come anche l'apprendimento di una attività di espressione personale, ecco, di cui parlavamo prima, richiede tempo.
richiede, ecco, bisogna far lasciare decantare le cose, insomma, come i turchi che aspettano che il caffè si depositi sul Esatto, fuoco. come ma lo stesso bersi una tazza di tè, bisogna aspettare che il tè abbia filtrato il giusto tempo e poi beberlo. Non è che metti la bustina e lo togli subito, se no ti fai quello solubile. È vero. Peraltro, forse è per questo che non c'è diamante, non c'è pietra preziosa al mondo che paghi il tempo. È il lusso più grande che si possa avere al mondo. Quindi, io non è che mi sento beneficiato di questo perché fumo dentro questo affare qui o perché faccio altre attività che richiedono il tempo. Però questo mi dà un senso di proporzione interiore. Mi sembra che le cose tendano a ribilanciarsi un È attimo vero. rispetto a che anch'io, come tutti, come te, come tutti noi, vivo al di fuori di questo, ecco. Esatto. No, no, secondo me hai toccato dei punti molto, molto particolari, anzi mi hai aiutato a coniugare questa intervista. In realtà l'avevo messa giù cercando di parlare delle passioni che ci accomunano, in realtà siamo riusciti a coniugare queste due passioni che sembrerebbe non abbiano niente in comune, perché uno dice la pipa e la fotografia cosa hanno in comune? A parte uno che fa una foto a una pipa, però non è che. Invece siamo riusciti in questa trasmissione a unire queste due cose. Parlavi ovviamente di tempo e ricollegandomi a questo, in futuro hai dei progetti da portare avanti? Allora, Interessanti. sì, certamente sì, direi soprattutto quelli che ho trascurato di più, ovvero quelli personali. Qua mi riferisco specificamente al mio lavoro. La fregatura grossa di fare questa cosa per lavoro, e non solo per passione, allora da una parte è bello perché sei immerso in quello che ti piace. E quindi non dici porca miseria, stamattina devo andare in ufficio, ecco, no, dici che bello, ecco, vado a fotografare, quindi va bene, mi va molto bene. La parte invece negativa è che ci si concentra ovviamente e naturalmente molto sul lavoro da fare e si tralasciano i progetti È vero, personali. è vero. E se non sono i progetti personali, dal punto di vista interiore, creativo, a tutto tondo, quindi anche sul lavoro, sei fermo, cioè ti spegni, sei capace del tuo mestiere, quindi la foto, virgolette, buona, chiuse le virgolette, la porti a casa, ma non è quella che volevi, non è quella che hai desiderato, non è quella che hai sognato. Questo è un lavoro da fare con la testa libera, ecco, e specialmente in questo periodo non l'ho affatto libera per tutta una serie di motivi. Quindi tralasciando la scarsezza di lavoro che ovviamente mi impensierisce come impensierisce tutti, ma poi altre cose mie mi tengono molto frenato e molto chiuso e quindi sì, ho molte, molte idee nel cassetto che spero di avere il tempo, ecco, e la possibilità di tirar fuori e di esplicare perché è l'acqua dentro la piantina, Esatto. no? A fare quella fogliolina, eccoci. Se non dai da bere alla piantina, insomma, la piantina a un certo punto ti saluta e se ne va. Esatto. No, hai ragionissimo. Ci sono stati periodi in cui anch'io ho tralasciato qualche progetto personale, soprattutto fotografico, e anche nel lavoro non mettevi la stessa passione che avevi prima. Quindi ti servono anche per alimentare e scoprire cose nuove lavorativamente. Ecco, io ti ringrazio No, grazie della bella chiacchierata, molto produttiva, e anche abbiamo toccato anche temi molto, molto belli, interessanti e anche di un certo spessore. Ti auguro di portare avanti i tuoi progetti, chiamiamoli nel cassetto nell'anno prossimo, che anzi io sto augurando a tutti che sia. Il 2021 lo vedo un po' come un anno di rinascita sotto molti punti di vista, insomma, dopo quest'anno che abbiamo passato un po' così rinchiusi, spero che sia un anno appunto di rinascita, di consapevolezza nei propri mezzi e di, insomma, di fare quello che non si è fatto prima, ecco.
Ecco, quindi ti ringrazio, ti mando un caro saluto, ti faccio gli auguri ovviamente di buon anno e poi boh, vediamo se ci sarà un'altra puntata, qualche altro argomento di cui vorrai parlare, molto volentieri ti ospiterò ancora su Contenitore di Passioni. Grazie a te e tanti auguri a tutti. Ti ringrazio, ciao Gigi. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ed è terminata anche questa fantastica puntata. Per chi volesse conoscere meglio Luigi Brozzi, può andare sul suo sito internet www.luigibrozzi.foto o sul suo profilo Instagram luigi.brozzi.fotografo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Contenitore di Passioni.